consigliere Abate ha chiesto di intervenire. Prego, ne ha facoltà, un attimo solo che si sta aggiornando il monitor. Prego, consigliere Abate. Allora, noi assistiamo ad una situazione paradossale, un depauperamento numerico del numero appunto dei componenti dell'ufficio legale del Comune di Taranto per, mi pare, pensionamenti e quant'altro. Mi risulta che vi siano soltanto due unità e, anziché andare a rimpinguare la pianta organica dei legali del Comune di Taranto, c'è e sicuramente ci sarà un ricorso frequente appunto a professionalità esterne. Nulla da dire, per carità, sui professionisti che assisteranno l'ente civico, però c'è da dire che in un'ottica di economicità, certamente andando a rimpinguare la pianta organica noi appunto risparmieremmo in maniera sensibile, significativa, oltre al fatto che poi praticamente diventa anche un po', non voglio dire umiliante, ma diventa una deminuzio, tra virgolette, per i professionisti che fanno parte appunto dipendenti del Comune di Taranto, vedersi, non voglio dire scavalcati, ma vedere questo continuo ricorso. E poi chiaramente, come appunto il punto 4, ovviamente poi ci si vede costretti a dover riconoscere debiti fuori bilancio per competenze professionali. Io infatti nei prossimi giorni chiederò appunto, farò l'accesso agli atti per avere notizie, per avere dati relativamente agli ultimi due anni di tutte le varie parcelle, l'elenco completo delle professionalità dei legali, degli avvocati cui l'amministrazione comunale si è appunto rivolta. Ma questo, ripeto, nulla sui professionisti che sono certamente persone valide, non ho motivo di dubitarne, però il discorso è che comunque questa logica delle, tra virgolette, esternalizzazioni non fa altro che gravare sulle casse comunali. E giustamente il Presidente diceva all'inizio: stiamo valutando per il discorso dello streaming ogni possibile strumento che potrebbe, diciamo, essere o non essere necessario in un'ottica di riduzione delle spese, e poi vediamo questa emorragia di ricorsi appunto a professionalità esterne. Per cui, dicevo, poi alla fine ci si ritrova di volta in volta a dover appunto allargare il portafoglio delle casse comunali per poter fare fronte a questo. Quindi quello che io auspico è appunto di proprio partendo da questo punto 4 relativo alle competenze professionali per attività difensiva svolta, mi auspico appunto che l'amministrazione comunale repentinamente provveda attraverso concorsi e quant'altro a infoltire l'ufficio legale per frenare questa emorragia di costi. Grazie, consigliere Abate.